Svedonio! Svedonio! Ma allora, ma che nome serve se te ne disse Svedonio? Svedonio lo stronzio! Svedonio! A disposizione. Date che tengo un appuntamento, non mi posso muovere dalla caserma. Dite! Passatevi un fruttaiolo macellare, vi fate dare la spesa. Sì. E lo portate a casa di mia moglie. Va bene. Vi ricordate dove abito io? A via Sinalatrin 300. Va bene. Ma non è chissà, ascolti tu. Iat. Ah, posso chiedere un piacere? Dimmi, Svedoni. Vedete come mi chiami, no? Svedonio lo stronzio, ecco. Mamma carne. Brutto rom, brutto cugnolo. Io ci ho provato in mille volte, ma ogni volta che vado all'ufficio a Napoli non mi vanno a cagnare un nome. C'è una raccomandazione forte appunto, assai. E poi non conosci tuo direttore, l'ufficio a Napoli? Un cagnolomo, un cagnolomo, insomma, tu a parlare un po'. Certo, è una persecuzione, se no mi disfrutto. Mamma, a scuola mi pigliavano in giro, mi sputtevano una continuazione. Pure in caserma. Svedonio lo stronzo, svedonio lo stronzo. Mamma, vabbè, datemi 30 secondi di tempo. Mi sono ricordato di un'amicizia molto importante, un dirigente importante. Pronto? Sì. Pronto? Sono il maresciallo Di Maio. Esattamente col direttore. Direttore, sono Oscar Di Maio. Vi ricordate di me? Direttore, vi devo chiedere una cortesia importante, voi soltanto lo potete fare. Io tengo una puntata che tiene un nome struppiato, un cognome peggio ancora. Svedonio. Svedonio lo strozio. E se volesse cagnarsi un nome, questo cognome, insomma, perché effettivamente in casa serve un sfottere. Lo potete fare? Grazie. Aspettate un po', vedo un po' come fare. Duro? La stessa cosa. Gennaro lo strozio. Grazie. Da oggi in poi siete Gennaro lo strozio. Siete contento? Assai. Quando si può fare un piacere, sa da fare.